frequente nell'età avanzata, nell'ospedalizzazione. Nella donna ci sono due picchi di età, nella donna diciamo ancora fertile e poi in seguito nelle donne più anziane. Questo per fare capire che il controllo della continenza non è un meccanismo semplice, automatico. Non sto a entrare qui nei particolari, però vediamo che l'acquisizione della continenza è un fenomeno estremamente complesso. Si parla di neuro-uroasse, cioè vediamo che c'è un collegamento in vai e vieni, cioè sia in funzione facilitante lo svuotamento della vescica, sia in funzione inibente lo svuotamento della vescica, che passa attraverso diversi centri neurologici e attraverso diversi neuromodulatori. Quindi non è un fenomeno diciamo di vescica automatica, cioè il serbatoio si riempie, quando è riempito si svuota. È una cosa estremamente complessa. Le donne lo sanno bene, perché le donne sono quelle le prime portatrici dell'insegnamento alla menzione nei bambini. Sanno bene che è un meccanismo che non si conquista da un giorno all'altro. Per far acquisire a un bambino il controllo della menzione ci vuole tempo, eh? Ci sono anche delle disfunzioni legate a un controllo che si acquisisce in maniera ritardata. Comunque vedete che quindi non siamo di fronte a qualcosa di estremamente automatico. Allora, che tipi di incontinenza ci sono? Fondamentalmente sono due. Solo la seconda riguarda la vescica iperattiva. Una è l'incontinenza da sforzo, quindi in ambedue c'è la perdita di urina, però nell'incontinenza da sforzo questa perdita avviene soprattutto nel momento in cui c'è un aumento della pressione endo-addominale. Molto più semplicemente quando si starnutisce, quando si fa uno sforzo, quando si ride, in quel momento c'è una fuga non involontaria di urina. Nella incontinenza da urgenza, che è quella che fa parte della serie del corteo di sintomi presenti e segni nella vescica iperattiva, questa perdita involontaria di urina avviene perché avvertiamo uno stimolo impellente a urinare che non riusciamo a controllare. Quindi praticamente vorremmo controllarlo, lo avvertiamo, ma non riusciamo a farlo. Quindi poi ci sono le forme miste, in cui, tanto per complicare, in cui queste due cose si combinano. Cioè c'è sia una incontinenza sotto sforzo che sotto urgenza. Quindi vediamo praticamente che nella prima c'è come un rubinetto che non tiene nel momento in cui c'è l'emergenza dell'aumento della pressione addominale. Quella parte marrone è il pavimento pelvico, praticamente ciò che va a chiudere nella donna la pelvi ossea, ed è quello attraverso cui si fanno figli. Quindi si può capire come nella donna l'incontinenza da sforzo sia estremamente frequente, la prima, ma anche la seconda. Nell'incontinenza invece da vescica iperattiva, vediamo se c'è la terza diapositiva, non c'è, vediamo quelle freccioline rosse, sono quelle in cui praticamente ci illustrano o vogliono banalizzare questa contrazione da parte della vescica che noi non riusciamo a comandare. Quindi che cos'altro c'è da dire? C'è da dire che quello che è importante è cercare di comunicare il primo possibile il segno incontinenza al proprio medico di famiglia. Secondo me il primo step rispetto a questa situazione, che può essere patologica, cioè legata a delle patologie evidenti come per esempio infezioni urinari, difetti di sospensione del pavimento pelvico nella donna, i prolassi per intendersi, oppure nell'uomo la presenza di prostatismo, cioè la presenza di un adenoma della prostata che determina dei segni irritativi
a livello urinario, quello che è più importante è non considerare il segno dell'incontinenza come qualche cosa che ci capita perché stiamo invecchiando o perché siamo donne e quindi è automaticamente da accettare come qualche cosa legata alla propria vita generativa. È importante la comunicazione perché già in un primo livello, nel colloquio col medico di famiglia, si può cominciare a cercare di capire se siamo di fronte a un tipo o all'altro di continenza. Nell'un caso e nell'altro ci sono dei comportamenti, delle abitudini menzionali su cui si può intervenire e poi successivamente, se non riusciamo a intervenire in maniera banale rispetto a questo segno, possiamo arrivare ad un secondo livello di diagnosi di tipo più specialistico. Qui entrano in ballo l'urologo, il ginecologo, il medico della vecchiaia, per vedere di controbattere questo segno.